casino, ma stiamo dominando. Il problema è che qua le cose succedono proprio mentre parlo di cultura e questa cosa mi infastidisce un po', no? Io vorrei parlare di cultura, io vorrei essere qui su un palco, che ne so, a parlare sommerso da quintali di Tolstoi, vorrei essere sommerso da quintali di Montale, io vorrei essere sommerso da quintali di Kafka, vorrei leggere Ungaretti, vorrei leggere Marinetti. Perché Bofonchi? Perché? Ma figo, Appello alla paura, Ungaretti, un po' di entusiasmo. Marinetti, tutti quelli che hai detti, quelli lì, ma realmente, ma chi se ne frega? E chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti le arrivisti, le arrivisti, le arrivisti. Io con la musica non c'entro niente, come il mio pene davanti a cucine che ha luci spente. Mi contraddico facilmente, ma lo faccio così spesso che questo fa di me una persona incoerente. Ed ho tanto da dire perché ho poco da fare. Tu mi invidi, sorridi, mi proponi un affare. Iniziare con i temi di cui parla Faber e finire per un mese sull'isola a farla fame. Qualsiasi cosa faccia mi viene riconosciuta, no, è la mia faccia che viene riconosciuta. Molti dei miei fan che fanno la schiuma hanno la doppia faccia come il valore Asciura. Mi prendono in mutande come nel Grande Fratello. Il figlio che mi fanno mentre leccuno urinare è cliccato più del video ufficiale della mia leva. E chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Sì, chi se ne frega della musica, ora che tutti parlano di musica, di tutti questi artisti, di tutti questi libri, questi fischi. Non ho mai capito questi social network, per me servono solo a fare il porcelletto. Ogni volta che nasce una nuova piattaforma mi fa l'effetto di un libro che ho già letto. Non ho a tutti sti amici, ma molti meno, mi danno affetto ma poi mi affettano come chiamo. Tu è due ore che mi parli, io sono fan di Gandhi ed è solo per questo che non ti nego. Il mio cellulare squilla ogni due minuti, gente che mi assilla e mi chiede se ho due minuti. Assessori, giornalisti, collettivi, sindacati, passo un giorno i miei testicoli, non sono più minuti. Mi stupisco, pubblico un disco e mi fanno le foto in pubblico perché non capisco. Non vi interessano le note che registro, vi interessano le mie note sul registro. Chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Sì, ma chi se ne frega della musica, ora che non ti parlano di musica, di tutti questi artisti, di tutti questi dischi, di tutti questi dischi, questi dischi, questi dischi. Io non faccio musica, ma il cacchio che mi pare, faccio rosicare chi ama il genere musicale. Non parlo male di un collega o di un presunto tale, ma ricevo il suo CD come regalo di Natale. Flash come Sid Barrett, non mi piacciono i flash sul red carpet e me ne frego degli artisti veri, tanto gli artisti veri sono veri come i mapper. In questo meccanismo che non posso inceppare, la rete non è Che Guevara, anche se si finge tale, al primo posto della classifica digitale, che tu ci credo meno, c'è solo chi vince tale. Te io non so cantare, già, soprattutto non so piangere in pubblico per bucare lo schermo. Mi sparo in una stanza d'albergo. Thank you.
della pizzi, dei battisti, dei zanetti.